possono dialogare cuore e mente? Dialogano di continuo a livello nervoso, perché c'è il nervo vago che è il principale nervo del sistema nervoso parasimpatico, che è il nostro sistema calmante, che è un nervo che è principalmente afferente, sale da corpo a mente per l'80% e passa anche attraverso il cuore, quindi il cuore manda un sacco di informazioni al cervello. Avere due punti di vista è importante, perché è importante sia la nostra parte razionale ma anche la nostra parte intuitiva profonda. Poi quando siamo in coerenza cardiaca in realtà pensiamo meglio. Quando viviamo emozioni positive, il cuore è in coerenza, qui siamo più performanti. Le emozioni negative ci fanno reagire ad un problema, no? Mentre le emozioni positive ci mettono in connessione con l'altro innanzitutto. Ridi, ama, vivi è un po' il mio percorso. Parte la risata, ridi, ama, coerenza cardiaca, vivi, vivi pienamente. L'Arco Artistitute è un istituto che nasce nel 1991, basato in California, e stanno studiando ormai appunto da 30 anni il cuore nella sua complessità. Il cuore non è solo il nostro principale muscolo che pompa il sangue in tutto il corpo, il cuore è una memoria, lo vediamo quando andiamo ad approfondire le storie di cambiamento delle persone che hanno ricevuto trapianto di cuore. Ricevono memorie, ricevono gusti, ricevono attitudini nuove. Il cuore è anche una ghiandola endocrina che produce ormoni, tra cui l'ossitocina, che è l'ormone del legame, lo produciamo quando siamo innamorati, il legame con un figlio, ma produce anche un altro ormone che si chiama NF, che è un ormone dell'equilibrio, prodotto esclusivamente dal cuore. Ha un piccolo cervello, 40.000 neuroni, comunica al cervello molto più di quanto il cervello craniale comunichi al cervello del cuore. Produce un campo elettromagnetico che è il campo elettromagnetico più importante del nostro sistema. E gli studi dell'Art Map Institute hanno visto tanti parametri legati al cuore, ma quello che hanno scoperto è che c'è un parametro in particolare che fa la differenza nella comunicazione cuore-sistema, e è il ritmo cardiaco. Il cuore, attraverso il suo ritmo, comunica come se fosse il ritmo un codice Morse. Parametro importante è la cosiddetta variabilità del battito cardiaco, heart rate variability. Il cuore non è come un metronomo, cioè non c'è un battito ritmicamente equidistante dall'altro. Il cuore accelera e decelera di continuo. Quello che veramente hanno scoperto di importante all'Art Math Institute è che lo schema della variabilità del battito cardiaco che si produce è legato alle emozioni che viviamo. Se viviamo emozioni legate allo stress, alla frustrazione, alla rabbia, alla paura, l'up and down è completamente caotico. D'altro canto, quando io produco emozioni rigeneranti per il sistema, gentilezza, amorevolezza, calma, apprezzamento genuino, gratitudine, coraggio, tutto questo produce una variabilità del battito cardiaco che è armonica, e questa viene chiamata coerenza cardiaca. Si forma una sinusoide, quindi il cuore accelera e decelera in forma armonica. I benefici che si hanno attraverso la coerenza cardiaca nella comunicazione sono tantissimi. Quando io sono in coerenza cardiaca, il mio stato passa a chi mi sta intorno. Quindi se io vado ad interagire con te nello stato di coerenza, la mia interazione sarà più fluida, l'ascolto migliora, io comprendo anche il sentito dell'altro, quindi verbale, paraverbale, non verbale e la comunicazione di campo. La cosa bella è che praticando tutti i giorni, perché questa è una pratica, lo stato di coerenza diventa uno stato
in cui entriamo sempre più facilmente. È uno stato in grado di disinnescare le nostre classiche modalità di reazione ai nostri stressor. La cambio letteralmente, cambio la mia baseline, cambio il mio set point, è come se mi resetto in qualche modo. E quello che prima mi stressava, mi stressa meno. Sto portando in Italia un workshop che è quello ufficiale dell'Artmath Institute, si chiama Il vantaggio della resilienza e loro in una giornata hanno ideato sei tecniche che portano in coerenza cardiaca e quindi che permettono di entrare in questo stato psicofisico ottimale di grande equilibrio, di calma attiva direi, quindi non è un rilassamento, io sono molto molto vigile e presente quando sono in stato di coerenza cardiaca. Operatori del pronto soccorso che devono essere presenti, pronti, o equip mediche in sala operatoria, utilizzano la coerenza cardiaca per essere in questo stato, ottimale, appunto. L'Artmath Institute ha iniziato con lavorare sulla coerenza individuale, quindi, prima missione è io entro in coerenza, sto meglio io, sta meglio chi mi sta intorno. Lo step successivo è la coerenza di gruppo, lavoro molto molto bello, c'è una nuova app che testa proprio la coerenza di gruppo media, si pratica insieme, si lavora sui valori comuni, gli esercizi sono tanti, si lavora sull'apprezzamento e l'obiettivo grande è la coerenza globale. Ogni tanto all'Artmath Institute lanciano delle coerenze collettive dove ognuno col sensore, dovunque sia, ha una determinata ora. Pratica coerenza cardiaca in tutto il mondo. Per me l'Italia che cambia è tanta roba. Io la vedo attraverso le persone che hanno il coraggio di mettersi in gioco. Ognuno nel suo piccolo, se manifesta la sua parte di luce, è agente del cambiamento. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.